Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video. All'interno del video di oggi vi voglio mostrare i miei anelli. Allora, diciamo che la passione per i bijou, diciamo gioielli, sì, inteso poi come bijou, meglio intendere come bijou, quindi non parliamo di metalli preziosi o pietre chissà quanto preziose, diciamo la passione per gli anelli e i bijou è una passione che ho da tantissimi, tantissimi anni, cioè da prima della passione per i profumi, da prima della passione per il make-up, da prima della passione per i prodotti beauty, cosmetici, eccetera, eccetera. Quindi è proprio una passione vecchia che mi ha sempre caratterizzato, ma fin da quando ero piccola. Mi piacerebbe condividere con voi alcune foto in cui sono piccola e indosso gli anelli, come se fossi veramente la Madonna di Pompei. Io ho sempre amato gli anelli, andavo sempre e dico sempre irrimediabilmente a rovistare nei portagioie delle mie due zie. Io ho due zie con cui appunto vado molto d'accordo e andavo sempre a rovistare nei loro portagioie e sempre che andavo a ravanare a prendere anelli, bracciali. Il bracciale è un gioiello che non mi ha mai appassionato. Diciamo che il gioiello che mi ha sempre appassionato di più sono gli anelli. Avevo già realizzato un video su questo canale tantissimi anni fa, cioè tantissimi anni fa, sembra chissà quando, no, nel 2016, appena ho aperto il canale, diciamo. Però è un video che non era in alta qualità, e poi non vi avevo mostrato tutti gli anelli che ho. Poi comunque in 3 anni puoi capire quanti ne ho comprati ancora. Tra quelli che mi sono stati regalati, ma la maggior parte me li sono comprati io con i miei soldini, appunto vi volevo far rivedere tutto ciò. Ve li faccio vedere perché qualcuno me li ha richiesti qualche tempo fa, forse quando ho mostrato, forse quando ho pubblicato il video degli orecchini, vi avevo chiesto se vi interessava anche il video sugli anelli e molte mi avete detto di sì. Quindi io ho pensato di registrarlo solo per questo motivo. Non voglio stentare niente, anche perché la maggior parte dei bijou che vi faccio vedere costano 1-2 euro. Quindi che devo stentare a fare? No, questa è una premessa che va fatta, perché qui su YouTube in realtà andrebbero fatte prima di ogni video 75 premesse. Ne ho fatta una, va bene così. Allora, comincerei col farvi vedere appunto gli anelli di bijou. E sono tanti, quindi speriamo che la GoPro non si scarichi, io non ne sarei così sicura. Ok, partiamo subito, partiamo dai più recenti, recentissimi direi. Allora, il primissimo anello che vi faccio vedere è questo qui, è un anello da mignolo, l'ho comprato da pochissimo e l'ho pagato 1 euro. L'ho comprato in un negozio cinese, ho anche messo la crema mani, ma ho delle mani di merda ugualmente, non importa. Eccolo qui, l'ho messo di recente in un video, mi piace tantissimo perché dà quel tocco kitsch, quel tocco trash, quel tocco barocco e quindi ovviamente mi garba assai. Fantastico, fatto con perline fintissime e glitter ancora più finti delle perline di plastica. Mi piace un sacco, ci piace. Pagato 1 euro dai cinesi, piccolissimo e quindi si può mettere solo nel mignolo. Poi altri due acquisti molto molto recenti sono questo qui. Con questa qui, questa pietra verde, un anello sottilissimo che io ho comprato per mettere qui davanti alla fede, ma ovviamente mi sta largo perché io ho delle dita molto molto piccole e faccio una fatica incredibile a trovare degli anelli che mi vadano stretti. Anche la fede, vedete, mi scappa, è lenta, eppure è una misura 10, ma a sto punto forse la mia misura giusta era 9,5, non lo so. Comunque l'avevo preso da mettere sopra la fede e ovviamente è largo, quindi lo dovrò mettere poi in un altro dito. Questo qui è della Marlou, un gioiello in acciaio con un glitterino verde, è il mio anno verde, quindi non potevo fare altro che prenderlo verde, ma c'era anche rosso e blu se non sbaglio. Poi, sempre di Marlou, che è un marchio appunto di gioielli in acciaio, ho preso questo qui che mi stava cadendo. Bene, eccolo qua. Questo è un anello sempre in acciaio, però ha il rivestimento placcato credo in ottone. E poi ha una pietra che credo che dovrebbe essere un onice, ma non ne sono sicura. Comunque mi piace molto, anche questo mi va largo. Cioè, non riesco mai a trovare degli anelli della mia misura. No, veramente, non è uno scherzo, un po' mi urta i nervi questa situazione, però che devo fare? Quindi io qui ho misura 13 perché qui ho l'osso grosso, ma poi qua in realtà ho una misura 12, quindi come questo. Comunque, eccolo qui. Questi sono i tre, diciamo, più recenti. Vi vado a far vedere, diciamo, gli ultimissimi, quelli dell'ultimo periodo. Questo è un anello in, se non sbaglio, alluminio. E rappresenta appunto un gattino. L'ho preso ad uno di quei mercatini natalizi quest'anno. Molto molto bello. Questo
essendo di alluminio, ha un nome ben preciso, forse voi lo sapete, non me lo ricordo in questo momento. Comunque, se anche mi lavo le mani con acqua e sapone, non diventerà mai nero, né questo né questi due qui che vi ho fatto vedere precedentemente, che sono appunto di Marlou. Ok, poi andiamo avanti. Ho sentito un miagolio. Boh, vabbè. Allora, questo qui è un anello d'argento che mi ha regalato mia zia con una perla. Anche questo l'avevo preso da mettere qui sopra la fede. Devo dire che forse è l'unico che ci sta. Questo qui me l'aveva regalato, mia zia l'aveva preso da Accessorize, quindi è argento con la perla. Dai, questo qui lo tengo così mi ferma la fede. Andiamo avanti, poi questo qui è un anello di Bijou Brigitte con una bellissima pietra di plastica. Qui non mi entra perché ce l'ho so grosso, ma qui mi è largo, quindi potete ben capire che l'unico dito dove lo posso mettere è questo. Bene, andiamo avanti. Questo è un anellino che ho preso con Fiorenza al Expo, quindi la Fiera dei Minerali, ed è lapislazzuli, vedete? E questo è uno di quegli anelli, come questo qui di Accessorize, che mi sta sopra la fede, quindi riesco a fermare la fede. Ottimo. Peccato che gli ho dato una botta e si è spaccato a metà. Adesso gli ho messo l'attack e è tornato ad essere come nuovo. Questi qui, diciamo che sono gli unici due che mi vanno sopra la fede, per miracolo, ovviamente. Poi, vabbè, faccio che svuotare questa cassettina qui perché ne ho tantissimi da farvi vedere. Allora, andiamo avanti. Poi c'è questo qui che l'ho preso da Stella Zeta, è un'imitazione proprio palese degli anellini di Pandora, mi piace molto, pagati pochissimo anche questi, credo 1 euro. Questo faceva parte sempre della stessa linea di questo qui che vi ho fatto vedere prima, vedete? Questo quindi è di Bijou Brigitte, anche questo qui, e ce n'era anche un altro che è anche questo qui, anche questo è di Bijou Brigitte. Andiamo avanti, poi questo qui, carino, non mi ricordo più dove l'ho preso, è una sì, una fedina, diciamo, con tutti i glitter fintissimi, ovviamente. Parliamo tutto di roba finta. Come faccio a far durare i bijou, ma soprattutto come faccio a lavarmi le mani quando indosso i bijou? Ho rivestito tutti questi anelli che vedete in questo video, tutti quelli non di acciaio, non d'argento, con lo smalto trasparente. Ogni tanto vado, che ne so, tipo da MD, prendo uno smalto trasparente da 1 euro e lo utilizzo proprio solo per fare questo lavoro qui, quindi per rivestire, diciamo, tutto il metallo di questi anelli qui, di modo che non diventano mai neri, ma soprattutto che non mi facciano venire le dita verdi, ecco. Perché a me gli anelli piace usarli per più tempo e non li tolgo quando mi lavo le mani, assolutamente no. Questa è una fedina normalissima che non mi piace perché ovviamente non mi sta. Qui non mi sta e qua non mi sta. Questo invece me l'aveva regalato mia nonna a Natale quest'anno, però è già partito uno svaroschino, un zirconcino, ecco. Questo qui è d'argento, però purtroppo gli è appena sparito uno zircone. Voi non lo vedete, ma è saltato uno zircone, quindi quello dovrò ripararlo, non so come. Poi, questo qui è un anello che utilizzo molto molto spesso ed è un anello d'argento con una pietra in pasta di corallo. Questo qui l'ho preso da Viridea, che è un negozio che vende alimenti per animali, prodotti biologici, anche se non sbaglio sì, da mangiare, ma vende anche bijou, gioielli di pietra e argento. Questo è un anello bellissimo che ho comprato poco prima di Natale con lo sconto per il mio compleanno da Stroili Oros ed è una fedina con tutti gli zirconi. Molto molto bella. Bellissima. Anche questa sarebbe bella usarla da ferma fede. Eccolo, però mi è larga. E quindi l'unico posto dove mi va o è in questo dito o in questo o in questo. Andiamo avanti, dovrei dividere quelli dall'argento non argento. Poi questo qui è vecchissimo, me l'avevano regalato tanto tempo fa, è plastica con solo glitter. Non lo butto perché ho dei bei ricordi in merito, però non lo uso praticamente quasi mai. Poi questo qui è molto molto bello, devo averlo preso anche questo da Bijou Brigitte, lo utilizzo spesso, molto bello. E dà l'idea di un gioiello etnico, ecco, mi piace un sacco. Però cominciamo a... Ok, è uscito, meno male, perché in diretta veniva un po' brutto. Questi sono due fedine molto molto vecchie.
che ogni tanto le metto così, tanto per dare un tocco di argento alla mano, anche se non sono d'argento, ma sono di no, plastica, di ferraccio. Poi questo qui l'ho preso da Stella Zeta e l'avevo preso come ferma fede e devo dire che anche questo mi sta, l'ho utilizzato per diverso tempo, eccolo qui. Perché da Stella Zeta mi sono accorta che riesco a trovare qualcosa della mia misura, quindi con misura piccola piccola. Poi ci sono questi due gattini di Bijou Brigitte, eccoli, questi qui me li aveva regalati Fiorenza, sempre quest'anno se non sbaglio. Vediamo se riesco a farli entrare nell'anulare. Ok, ecco, rimangono così, vedete? Però io trovo che la mia mano stia meglio con gli anelli grossi, ma soprattutto con l'anello nel medio grossi. Quindi quelli con la pietra. Le fedine, sottili secondo me non mi stanno bene, è un'idea che mi sono fatta io. Questo l'ho preso sempre da Stella Zeta. Ed è un bijou, anche questo l'ho utilizzato molto spesso negli ultimi video. La pietra credo che sia vetro se non anche plastica, ma è molto molto bello, da lontano fa la sua figura e sembra quasi anche questo un gioiello etnico. Ok. Poi queste sono due fedine che mi avevano regalato tanto tempo fa, credo che siano d'acciaio. Una è, sono fedine smaltate, quindi una è rossa e una è rosa, che sono due dei miei colori preferiti, tra l'altro. Il rosa e il rosso e quest'anno anche il verde. Poi questo è un anellazzo d'acciaio che mi piace tantissimo, ce l'ho da tanti anni, molto molto bello, anche questo dà un tocco di metallo alla mano, mi piace. Poi andiamo avanti, anche questo qui l'ho preso da Stella Zeta, però questo qui era placcato in oro rosa e la placcatura se ne sta già andando, è un cuoricino con i glitter. Questo se fosse davvero d'oro con gli zirconi e i diamantini sarebbe un gioiello bellissimo. Mi piacerebbe un sacco. Una cosa che non vi ho mai detto, nei miei video chiacchierici, eppure di video chiacchierici ne ho fatti abbastanza qui sul canale, che mi piacerebbe tantissimo lavorare in una di quelle trasmissioni, diciamo, televisive, tipo Juvelo, per intenderci quel canale lì 133 dove vendono i gioielli, o anche su QVC, a fare, diciamo, la persona che indossa gli anelli che vende. Mi piacerebbe tantissimo, sarebbe un sogno, ecco, un sogno. Un sogno detto all'abbriatore, mi piacerebbe tantissimo quel tipo di lavoro lì, ecco. Poi ci sono questa serie di fedine che sono abbastanza anonime e le ho prese in un outlet, nell'outlet della Deborah la scorsa estate, vedete, sono proprio fedine molto molto semplici, vedete, vanno nel mignolo, però sono un po' bruttine, boh, vabbè, niente. Cioè non dicono niente di particolare, ecco. Bon. Poi andiamo avanti, poi c'è questo anello qui come si chiama già questa? Di malachite. Questo è un anello in un metallo che si chiama Zama ed è malachite, quindi questa pietra verde fantastica, che diciamo che si addice molto al mio mood di questo periodo, ecco, perché mi piace proprio molto il colore verde. Questa è malachite, bellissima questa pietra, mi piace un sacco. Ok, quindi ci siamo quasi. Questi sono due anellini vecchissimi che mi avevano regalato e sono ovviamente di ferraccio. Sono dei cuoricini dorati. Me lo provo, eccolo. E poi c'è l'altro che è rosa. Li potete indossare insieme o anche separatamente. Niente di particolare, però anche questi ogni tanto li metto. Ok. Andiamo avanti, aspettate che se riesco a togliermeli. Bene, e quindi la scatolina è svuotata. Andiamo agli anelli un pochino più vecchi. Ah, io gli anelli, questi qui che vi ho fatto vedere finora li tenevo in una scatola così di Stroili Oro, perché sono quelli che metto più di frequente, ecco. Mentre invece quelli che ho un po' accantonato, che magari tiro fuori d'estate o solo per qualche evenienza particolare, li metto in questi portanelli qui, che li ho presi da Risparmio Casa per 1 euro, ecco. Quindi la spesa non è chissà che. Allora, c'ho questi baffetti qui di plastica che sinceramente non li ho mai più messi, però insomma, li tengo perché li ho comprati e ovviamente li tengo. Sono dei baffetti, ecco. Sapete che una volta andavano questi baffetti qui? Ok, questi qui di plastica, li tengo però non li ho mai più messi. Poi ho questo anello qui dell'Avon, un bijou di Avon, eccolo qua, smaltato. Poi questo qui stupendo con questa pietra che non mi ricordo più come si chiama.
Bellissimo, questo è il genere di anello che piace a me, ma che secondo me mi dona anche, che mi sta anche meglio alla mano. Poi questa coroncina qui di Marlou, che però purtroppo non riesco mai a utilizzare perché non mi piace come mi sta. Questa è una coroncina, quindi sì, proprio una corona. Ok, poi c'è questo anello in oro rosa, ovviamente sempre Bijou di Stroili Oro, è un fiocchetto. Non mi fa impazzire. Poi abbiamo un anello vecchissimo di quelli che si usavano una volta che cambiano colore. Forse lo cambia anche in diretta. Vedete che adesso è verde, ma tra poco dovrebbe diventare blu, viola. Vedete, adesso diventa verde. Ho deciso di conservarlo, è una roba vecchia vecchia, ovviamente. Vecchissima. Ok. Poi ho questi due anellini in gomma. Non mi ricordo più dove li ho comprati, però quando sono vestita di verde anche questi vanno bene. Magari non con questo smalto viola, però vabbè. Ok, carini anche questi. Poi ho questo anello qui dell'infinito che però non mi fa impazzire perché appunto è troppo sottile per i miei gusti. Secondo me non mi sta troppo bene. Poi ho questo qui, vediamo se mi sta. Questo sì, mi sta qui. Che ormai mi è passata la voglia di utilizzarlo, anche questo più o meno il modello potrebbe sembrare etnico. Poi questo qui che faceva parte di una parure Avon che ogni tanto tiro fuori. Era una parure con collana e anello, ecco, con questa forma esagonale. Andiamo avanti, poi c'è questo che è una pietra, che però mi sta solo qui. Questa pietra si chiama Unakite, quindi è un fiorellino di Unakite che però non ho mai più messo. Poi c'è questo anello qui di Marlou, però è enorme, me l'ero comprato perché mi piace appunto, una delle mie pietre preferite è l'occhio di tigre, che è questo qui, però è veramente una roba enorme, cioè non mi starà mai, 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 mai. Quindi vabbè, lo tengo lì, potrei darlo anche a Simone. Questo è uno dei miei anelli preferiti, però non lo metto mai. Come mai? Forse dovrei farmele queste domande. Ed è un quarzo citrino comprato al mare tanti tanti anni fa. Molto molto bello. L'argento è quello indiano, quindi un argento del cavolo, perché comunque mi fa diventare le dita verdi, ma questo è stato già smaltato circa 40 volte. Vedete quanto è diventato anche spesso l'anello, appunto, perché è già stato smaltato tante tante volte. Questo lo lascio fuori che magari me lo metto oggi e lo tengo per un po'. Poi abbiamo questi due di Bijou Brigitte che sono due druse di quarzo, che praticamente vuol dire un quarzo tagliato a vivo, ecco, quindi non è stato modellato, quindi sono due druse. Questi li ho usati per tantissimo tempo, soprattutto questo qui verde. Boh, mi piaceva tanto e l'ho usato. Questo l'ho preso da H&M di recente, tipo 1 o 2 anni fa, e non è male, però non lo uso mai. Questo sembra un diaspro rosso come pietra. Ok. Poi questo è uno dei classici anelli in legno di cocco che ho usato tantissimo, soprattutto quando ero adolescente, ma adesso non mi dicono più assolutamente niente. Una volta parevo pazza per questi anelli, ora no, non mi dicono niente. Poi ci sono questi due anellini che vogliono in simil turchese, ma secondo me non è turchese. Vogliono imitare il turchese, questo qui, quadrato. E poi questo qui, tondo. Però non li metto mai. Ci sarà un motivo se non li metto? Perché forse non mi convincono del tutto, ecco. Boh, non lo so. Poi c'è questa che invece è proprio un'agata, sono abbastanza certa. Però anche questo mi piace, ma non riesco a metterlo, forse perché anche questo è lento. C'ho delle dita che non si capisce che misura ho. Poi ho questo qui che ha pezzi di conchiglia, quindi questo tipo di conchiglia si chiama abalone. E questi sono pezzi di conchiglia poi in resina. E l'unico dito in cui mi va è questo, però andrei a coprire la fede, per cui no. Poi andiamo avanti. Poi c'è questo in acciaio smaltato molto molto bello. Questo è molto primaverile. Questo piaceva tanto a mia mamma. Eccolo. Molto bombato. Mi garba assai. Questo invece è il classico anello di artigianato spagnolo, artigianato di Granada, quindi anello artigianato granatino, ecco. È bellissimo, però non lo metto mai. Non lo so, alcuni anelli li ho comprati, però non mi piace come mi stanno, vedete? E quindi non li metto, perché sono furba.
non mi fanno proprio impazzire. Poi ci sono alcuni anelli di Simone, però ovviamente non penso che vi possano interessare, anche perché gli anelli di Simone sono enormi. Questo è il primo anello che ho regalato io a Simone ed è praticamente... ha delle dita enormi, è un fascione d'argento che tra l'altro andrebbe anche lucidato. Poi un altro fascione di acciaio, questo qui lui lo metteva nel pollice tanti anni fa, e poi uno di Marlou dove c'è scritto nel mio cuore, perché ce l'avevo anche io questa fedina. Quindi prima che ci sposassimo lui metteva questa fedina qui nel mio cuore di Marlou, molto carini. Questi sono i suoi anelli che però lui non è... da quando ci siamo sposati mette la fede e non sente la necessità di mettere altri anelli. Poi lui ha una mano molto importante e non sempre stanno bene gli anelli in una mano importante. Direi che con i bijou abbiamo praticamente finito. Andiamo agli anelli d'argento, però stoppo un attimo, metto la GoPro in carica e ritorno con gli anelli d'argento. Ed eccomi di ritorno con gli anelli d'argento, argento acciaio, diciamo che tutti quelli che vi ho mostrato fino adesso erano bijou, questi sono proprio argento. E dove li ho messi? Ah, qua. Ok, allora partiamo da questo qui. Questo è... non mi ricordo neanche più chi me l'ha regalato, comunque questo è stato un regalo. Ed è una farfalla d'acciaio con praticamente qui un quarzo, se non sbaglio. Ed è uno di quegli anelli fatti così. Una volta esistevano i braccialetti, no? Fatti così, vedete? Quindi è tutto sommato regolabile. Acciaio inox, c'è anche scritto. Poi ho questo anello d'argento qui che è un'ambra. Anche questo l'ho utilizzato spesso. Un'ambra gialla con delle inclusioni dentro. Poi ho questo anello d'acciaio che è una fedina che non mi piace neanche più, però raffigura un geco. Roba vecchia, insomma, di quando ero giovane. Poi ho una serie di questi anelli qui che purtroppo però non sono più riuscita a utilizzare perché forse mi è passata la voglia, non lo so. Sono questi qui che andavano una volta della Broadway, che si chiamavano Tring perché li pubblicizzavano a tre. Quindi ho questo qua verde, che visto che è il mio anno verde potrei anche mettermelo. Vedete? Questi sono tutti d'acciaio, però li mettete a tre, vedete? Ecco, facciamo l'esempio con questi qui. Così, poi ho ancora questi due, ve li faccio vedere tutti insieme così. Okay. Quello blu, vedete, quello blu è un'agata, quindi è una pietra. Acciaio con tutto il resto invece è tutto vetro. Qui sono zirconi, in questo sono zirconi. Nel arancione rosa è vetro, in quello verde è uno zircone e quello blu è un'agata. Questi sono bellissimi ma non capisco perché non mi viene voglia di metterli. Boh, dovrei chiedermelo probabilmente, forse. Boh. Eppure sono belli, boh, non so. Vabbè, sto facendo anche delle riflessioni in questo video, Che profondità. Poi questo qui invece è un anello sempre della Broadway che mi ha regalato Fiorenza lo scorso anno al mio compleanno. Eccolo qui. L'ho portato per diverso tempo, questo qui, se vedete i video del scorso inverno, lo porto praticamente sempre. Clacson, mettiamolo qui. Questo è un anello vecchio di Sweet Tears, un anello d'acciaio ed è un cuore. Solo che ho sempre paura perché il cuore qui è veramente molto appuntito, quindi c'è da aver paura a usare un anello del genere. Poi questo è un anello di conchiglia, vecchissimo. Questa è proprio una conchiglia, un anello che è stato intagliato in una conchiglia, molto molto carino se andate al mare, ecco, fa la sua figura, però io ne avevo due, uno l'ho già rotto perché essendo una conchiglia è fragile, quindi lo tengo lì. Questa è una fedina vecchissima che mi aveva regalato mia zia, tanti anni fa, argento, semplice, che adesso potrei usare per fermare degli anelli un po' più spessi, un po' più larghi. Che cazzo sto dicendo? Questo è il famoso anello di Atlantide, che è un anello che spiritualmente ha un significato, però ovviamente io in questo momento non me lo ricordo più il significato, quindi se volete potete andarvelo a leggere su internet. È un anello che dovrebbe dare energia, insomma, una roba del genere. Solo che questo non è né argento né acciaio, quindi andrebbe smaltato per poi usarlo. E l'unico dito in cui mi va è questo, quindi sopra la fede. Però non mi piace come sta, per cui non lo metto, per farla breve. Ok, quindi questi erano tutti in questa casella. Anche gli anelli d'argento li tengo in uno di questi contenitori qui di risparmio casa per un euro. Questo è un anello della Swatch, acciaio, molto molto spesso, pesa 300 kg, cioè se voi date un pugno con questo anello uccidete una persona, perché pesa, non so se pesa 6 etti, è enorme, è molto molto bello,
però pesa, appunto, vedete? Poi vicino alla fede fa sto movimento qui, insomma, non riesco a metterlo, però è molto molto bello. Questo l'ho comprato io qualche anno fa nel negozio della Swatch, che c'è qui a Grugliasco, alle Gru, e l'ho messo e poi me ne sono scordata praticamente, ok? Andiamo a questi qui, poi vi faccio vedere una serie di anelli che sono praticamente dei solitari. Io non amo il solitario, eppure ne ho tanti. Come mai? Allora, questi qui sono del marchio Diamonique e li vende QVC e sono due solitari che praticamente vorrebbero imitare il diamante. Sono molto carini insieme e questi quasi quasi adesso me li tengo e me li lascio lì, anzi, me li tengo fuori, va? Poi un altro solitario, questo qui, fatto così. Quindi l'anello un po' a contrarie, ecco. Poi questo è un altro solitario con un quarzo che si chiama quarzo Blue Moon. E poi questo è un altro solitario che avevo preso, non mi ricordo più, forse in Toscana, una delle prime volte che sono andata in Toscana in una profumeria. Ecco. Quindi vedete, di solitario ne ho ben 5 e non mi piacciono i solitari, cioè sono normale? No. Poi questa è un'altra ambra, questa me l'ha regalata a Fiorenza, però purtroppo in questo dito non mi va, mi entra in questo qua. È una mezzaluna di ambra, anche questa è un'ambra che ha delle inclusioni. Sapete che l'ambra alla fine è una resina e le inclusioni, intrusioni, non mi ricordo più come si dice, è tutto quello che si deposita appunto dentro questa resina e poi viene solidificato. Queste sono due ambre diverse. Molto molto bella questa mezzaluna e non riesco a metterla perché non lo so come mai, non mi viene voglia di metterla. Boh, mi sembra che non mi stia bene. Non lo so, vedete che alla fine... Boh, non riesco neanche io a capire perché. Questo invece è uno degli anelli più belli che ho scelto proprio da me, bellissimo. Purtroppo anche questo mi è grande, ma lo uso comunque lo stesso. Ci sono periodi in cui lo uso parecchio. È un anello d'argento con un granato. La pietra che c'è dentro, al suo interno, diciamo nel mezzo, è un granato rosso. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Uno dei più belli anelli secondo me che ho. Questo qui invece è un anello d'argento con un topazio. Questo è un topazio, si chiama topazio oceano, perché ha il colore, diciamo, dell'oceano, però non mi dice niente, per cui non lo metto mai. Questa è un'ametista vecchissima che mi aveva regalato mio zio, ma non mi piace, quindi non lo metto proprio perché non mi piace. No. Invece questa è un'onice che mi ha regalato Fiorenza di recente, anche questo mi piace molto e dovrei tenermelo fuori che così mi ricordo di metterlo, eccolo. Perfetto, molto molto bello, questo qui fatto a fiore, mi piace. Questa è un'altra ametista che mi ha regalato Fiorenza, però questo qui mi è largo. È un'ametista piccola piccola, però è largo come anello, vedete? Quindi niente. Questa è un'altra onice che invece mi ero comprata io tanti tanti anni fa. Onice. Mi stanno chiamando. Ok. Andiamo avanti. Poi, ok, questi qui li rimettiamo al loro posto. Poi questo è uno forse dei miei anelli preferiti e dovrei metterlo, anche questo devo lasciarlo fuori perché lo devo mettere, è questo zircone enorme, rosa. Cioè questo proprio mi rappresenta, questo è proprio il mio anello, ecco. Peccato che è grande. Questo l'ho comprato qui sotto casa in una gioielleria che c'è, è d'argento e questo è proprio uno zircone enorme. Della stessa famiglia c'era uno zircone azzurro e uno zircone giallo, però le misure dell'anello erano tutte grandi, quindi l'unico che mi stava, che riuscivo più o meno a mettere, a indossare è questo qui. È molto largo, adesso devo fare in modo di metterci un fermanello, perché questo è proprio l'anello che mi rappresenta, forse quello che mi piace di più. Bellissimo. Sembra un po', quando lo indosso mi sento un po' Brooke Logan al suo 14° matrimonio con Ridge Forrester che gli ha regalato un diamante di queste dimensioni rosa, che non so se sapete quante migliaia di dollari può costare, però va bene lo stesso. C'è un po' di Brooke Logan in ognuno di noi, secondo me, eh? Questo lo devo dire. Ovviamente sto dicendo delle castronerie gigantesche. Questo invece è un bell'anello d'argento che ha delle Marca City, questo preso da Accessorize. Per pochissimi euro perché c'erano i saldi. Poi andiamo avanti. Questo invece è un anello fatto di tre anelli d'acciaio, molto molto carino. Anche questo l'ho usato tanto tanto, soprattutto per fermare gli anelli. Questo è un anello d'argento che mi è servito per fermare la fede perché è uno dei pochissimi che riesce a fermarmi la fede e quindi l'ho usato per un bel periodo proprio con questo scopo, ecco. Molto carino, ha due zirconi e si può allargare e stringere, quindi
mi piace. Poi questo è la classica, non so se si chiama Riviera, la classica Riviera che ha tutti gli zirconi, quindi sia dietro che davanti, vedete come rimane. Sarebbe bellissimo da mettere sopra la fede, ma che ve lo dico a fare, è enorme, quindi mi sta qui. Ed è l'unico dito in cui l'ho indossata. Mi piace molto, però piccola non ce l'ho. Questo è un altro di quegli anelli che mi piace tantissimo, forse uno dei miei preferiti, ed è un anello che mi sono comprata io, sono zirconi e turchesi. Bellissimo. Bello. Questo lo metto spesso d'estate, con la mano abbronzata è stupendo. Molto molto bello. Ok, quindi questi li rimettiamo qua. Andiamo avanti, poi ho due magnifici occhi di tigre, il primo è questo enorme, è la mia pietra preferita tra l'altro, quindi chiaramente ne ho due importanti, questo che però purtroppo mi è un pochino largo, non mi scappa perché qui c'è un osso enorme, però è largo, è un po' lento, mentre invece questo qui è sempre largo ma meno largo dell'altro e anche questo è uno dei miei preferiti, questi li ho indossati veramente tanto, devo dire la verità. Poi ho il solito anello d'acciaio con la preghiera Padre Nostro, che ovviamente non ho comprato io, ma me l'hanno regalato perché io, sapete, sono atea. L'ho usato perché non mi dispiaceva il fatto di avere una fede molto molto grossa, però ecco, non è tra i miei preferiti. Questa è una cintura di acciaio. Anche questo potrebbe fare da ferma fede, no, perché comunque mi è largo. Quindi mi è abbastanza inutile, è una cintura. Poi ho questo qui di Marlou, che mi aveva regalato Simone qualche tempo fa, però devo dire che non riesco tanto a utilizzarlo. Boh, non so come mai, anche questo non. Me lo metto addosso e non mi convince. Non so come mai, eh. Boh, sono convinzioni. Poi ho questo bellissimo d'argento di Accessorize, anche questo qui, molto carino. Poi ho diversi anelli da no, da mignolo, da anello del piede, quindi questo qui con i pesciolini, con i delfini. Poi ho questi qui che li metto soprattutto ovviamente d'estate quando ho i sandali, siccome non mi dispiacciono i miei piedi, allora li adorno. Adornare, sì, adornare vuol dire decorarli. Adorno, perché Adorno era anche un filosofo esteta, cultura a palate. Questi qui li utilizzo appunto d'estate nei piedi. Questo invece è un anello d'acciaio che mi hanno regalato. Però mi è grande, molto molto bello, se fosse piccolo lo metterei perché rappresenta il mio gusto come design, però è enorme, quindi no. Questo è un altro anello che ho usato tantissimo nella mia vita ed è una fede enorme d'argento, me l'ha regalata mio zio tanti anni fa, quando ero adolescente, e l'ho usata tantissimo, bello. Non mi è mai più venuta voglia di utilizzarla, ma comunque mi piace come design. Questa è la famosa fede sarda, eccola. Che mi piace tantissimo come anello, ma non mi piace come mi sta. Per cui non la uso. Però è una fede sarda d'argento, bellissima, bellissima, bella, 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 però appunto non riesco a utilizzarla perché non mi piace come mi sta. Poi qui c'è il classico serpentello, ovviamente un serpente bisogna sempre averlo nella propria collezione di anelli, perché il serpente ha diversi simbolismi, ma poi è proprio bello come design, a me piace. Molto molto bello anche questo. Ci siamo quasi, abbiamo finito praticamente gli anelli d'argento. Poi c'è questo qui preso al Santuario di Europa 50.000 anni fa, una fedina d'argento. Sono più che altro ricordi, questi. Poi c'è questo che mi hanno regalato papà e Fiorenza, me l'hanno portato l'altro anno dal Portogallo, però anche questo non mi piace come mi sta. Ed è un anello fatto in sughero col turchese. È bellissimo, però non mi piace come mi sta. Boh, come mi calza, ecco, mettiamola così. Quindi no. E credo che non ne manchino solo più due o tre anelli. Ah, poi ci sono queste fedine della Hip Hop Jewels che sono di silicone e sono queste qui. No, aspettate che ve le faccio vedere bene. Adesso le indosso. Le indosso. Mi stava andando per traverso. Tra l'altro è anche ora della merenda, quindi adesso vado a fare merenda. Eccole qui. Quindi anelli della Hip Hop Jewels. Non mi piace come mi stanno, che ve lo dico a fare. Cioè io trovo che veramente ogni mano abbia un anello, una tipologia di anello che gli sta bene. Secondo me alle mie mani stanno meglio gli anelli, innanzitutto nel dito medio e soprattutto con la pietra grossa, quindi anelli grossi. Gli anelli sottili non mi stanno particolarmente bene, o meglio, secondo me. Queste sono tutte convinzioni che mi faccio io. Poi
Poi avevo preso su QVC queste tre fedine di acciaio, le ho prese l'altro anno, perché avevo visto sul sito che c'era la misura 9, 9,5. Siccome vi ho detto che cercavo un fermafede di misura appunto 9,5, ho deciso di acquistarle. Queste sono d'acciaio, cioè questa qui proprio color acciaio, questa color oro rosa che ormai si è un po', diciamo, annacquato e se n'è un po' andato, la placcatura di oro rosa, e poi questa qui in ottone, praticamente placcatura color oro, quindi penso che sia ottone. Il problema è che anche queste mi stanno larghe, vedete? Che anche con questa, cioè anche queste mi sono larghe, quindi proprio io non ho pace, non troverò mai un fermafede, speriamo che la fede non la perderò, perché comunque ci tengo abbastanza. Però anche queste tre fedine non sono male, non mi stanno in nessun altro dito, se no mi piacerebbe metterle, è una cosa che mi piace molto, le fedi dei tre colori diversi dell'oro, diciamo. Poi questo è acciaio, quindi boh. Niente, direi che ho praticamente terminato tutti gli anelli. No, vi faccio vedere ancora quegli anelli che mi ha regalato Simone nel tempo. Non sono tantissimi, però ve li faccio vedere lo stesso. Allora, il primissimo anello che mi ha regalato Simone è questo qui, questo doppio cuore d'argento. Me l'ha regalato appena ci siamo fidanzati, quindi nel 2008, dopo 3 mesi. Guardate quanto l'ho usato, com'è diventato. Cioè, ha perso praticamente la forma. Però lo tengo perché è un ricordo, lui me l'ha fatto lucidare 80 volte, l'aveva fatto mettere dritto qui 80 volte, però l'ho usato talmente tanto che poi adesso lo tengo. Poi un altro anello che mi aveva regalato era due anelli di Swarovski che a me non... cioè questo qui mi piaceva tanto, eccolo, diciamo il solitario di Swarovski che nel frattempo si è ingiallito, ha perso gli Swarovski. Però poi appunto nel tempo ho capito che gli Swarovski non valgono una mazza. In primis perché è vetro e ok e tu paghi la marca, ma poi in secundis perché proprio ti basta muovere la mano e gli Swarovski saltano e quindi praticamente 90 euro buttati via. Poi si ingialliscono un casino. E mi aveva regalato sempre anche di Swarovski anche questo qui, il doppio cuore. Questo l'ho utilizzato un po' meno perché non fa parte dei miei gusti, non mi fa impazzire, ecco. Eccolo qua. Li tengo perché sono dei bellissimi ricordi, però non sono anelli che mi piacciono. Un anello che invece ho usato tantissimo prima di sposarmi, diciamo che era un simile anello di fidanzamento, era questo. Infatti in alcuni video vecchi lo vedete, questo è, diciamo, l'anello di fidanzamento. Bellissimo. Questo è uno degli anelli più belli che ho, mi piace un sacco. E ovviamente è un bijou, eh. Cioè, non parliamo né di diamanti, né di zirconi, neanche di argento. È un bijou. Però è bellissimo. Fa una figura e fa una luce quando c'è il sole che non avete idea. Comprato a Porta Palazzo, ovviamente, da Simone, per me, perché, e l'ho scelto io. Però, dico, comprato a Porta Palazzo. Chi è di Torino ha capito, no? Al mercato. E questo invece è l'anello, quello di fidanzamento, che mi ha regalato Simone quando mi ha fatto appunto la proposta 2 anni... 3 anni fa, scusate. Ed è questo qui. Ed è un anello d'argento della Amen che rappresenta appunto una tiara, quindi una corona. Molto molto bello, ma identica la questione con gli Swarovski. Cioè qui in questo anello qui mi è stato cambiato dal negoziante credo 3 o 4 volte perché anche soltanto indossandolo un giorno questo perde gli Swarovski, perde tutti questi zirconi. Quindi anche questo lo tengo, un bellissimo ricordo, ma non lo posso utilizzare perché appunto partono gli zirconi, quindi a che mi serve? A niente. Bene, è stato un video lungo, però ce l'ho fatta a farvi vedere tutti i miei anelli. Spero di avervi tenuto un pochino di compagnia, di avervi raccontato qualcosa di interessante. Non è niente di, non è un video culturale, è un video proprio di cavolate, di intrattenimento puro e semplice per rispondere a quelle persone che mi avevano chiesto appunto di vedere i miei anelli. Li avete visti tutti? Fatemi sapere ora che li avete visti qual è il vostro preferito, qual è soprattutto il vostro genere preferito, quali sono gli anelli che indossate, se vi piace l'anello come tipologia di gioiello oppure se preferite le collane, gli orecchini, i bracciali. Qual è il vostro metallo preferito? Fatemi sapere se acquistate i bijou, se siete particolarmente sensibili appunto ai gioielli o se non ve ne frega una mazza. Io trovo che il gioiello, oltre ad essere come posso dire, un oggetto decorativo bello, quindi proprio esteticamente bello, sia anche una cosa che enfatizza la femminilità, ma anche in alcuni soggetti.
anche nel soggetto maschile che enfatizza anche la mascolinità. Quindi io sono proprio per i gioielli anche nell'uomo. Dipende ovviamente dalla mano che si ha. Per esempio, Simone ha una manona enorme e già trovare anelli della sua misura è difficile, ma poi non gli stanno bene tanti anelli, magari uno. Per mano, ecco. Quindi io faccio anche questo ragionamento, non uso un anello se trovo che non mi stia bene alla fine quando lo indosso. Ho parlato troppo, vero? Sì. È ora di andare a fare merenda. Me mangio un croissant salato. Bene. Vi ho anche detto che cosa mangio per merenda e niente, fatemi sapere qualsiasi cosa, qualsiasi critica costruttiva è sempre ben accetta. Io ho sempre il raggio di sole qua, vero? No, perché adesso se n'è andato. Vi aspetto nei commenti. Un abbraccio, un bacio e mi raccomando, fatemi sapere quali sono i vostri gusti in fatto di gioielli. Ciao!